Allora, oggi è un giorno incredibile perché sto andando a trovare, sono appena arrivato, a casa di una ragazza che ha tantissima voglia di penetrare. Chi siamo arrivati? Bussiamo. No, un altro pistolino bianco. Ma perché? Ma io sono abituata ai cioccolatini mandingo, ai Big Bamboo. Dai, non c'è divertimento così. No, ma fidati, fidati, c'è, è un pistolino, però è un pistolino che può fare la differenza. Mettiamola così. Oggi vi porto un qualcosa di incredibile, una ragazza stupenda che fa il suo ritorno nel porno con me, giusto? Da quanti anni è che Davvero? avevi smesso? Due anni. Quindi da 2 anni che mancava sui set e adesso finalmente torna in gioco e per tornare in gioco ha scelto il mio pistolino. E quindi siamo qua oggi per girare questa scena incredibile. E che dire, Sarita Oliveri, seguita dappertutto perché veramente, come vedete, merita un sacco, ma merita veramente tanto anche a livello pratico. Qui seguitela te a Instagram e Twitter, Sì. giusto? E se puoi, beh, di pure i vari. Mi trovate su Instagram come SaritaOliveri90 e su Twitter. Cosa Dare un vuoi che... attimo un insegnamento di un pompino Ah! veloce a tutta la gente che ci segue. Capite cosa intendo? Sì, Diciamo ecco. che questo è tipo quello che c'ha Max. Quello di Max, lo metto così perché così è rosa. Praticamente qui... Ci sono quello che c'è, insomma, Ragazzi, all'inizio. incredibile, ma qual è la te cioè qual è un consiglio che puoi dare a tutte le ragazze che sono in quel video? Qual è un consiglio, c'è cioè una tecnica fondamentale per far vedere un uomo con un preliminare? Bah, io mentre faccio su e giù, cioè lo tengo, lo succhio nel mento, cioè nel senso, non so se, tipo ventosa, lo Ah, ok. tengo sempre a ventosa e faccio su e giù. Piace, nessuno si è mai lamentato, insomma. Tuo format è che tu sei a favore dei cioccolatini mandingo a discapito dei pistolini white come Non è un'idea, me. è Ah, la pura realtà, ragazze provatelo. che Cioè, tra hanno. uno bianco e uno nero, vedrete la differenza. Vabbè, dai, cercheremo di tirarsi un po' la bandiera italiana che mi sa che è bassa come reputazione in questo campo ultimamente. Buonasera.